La tema è ripartita. La mitica lancia tema. No, aspetta. Questa però non è la versione turbo. Adesso non è che ti esalti così, ma è comunque la IE 16 valvole. Ferma da 6 anni. Hanno incominciato a fargli il tagliando, hanno incominciato a smontare la distribuzione e poi purtroppo, ahimè, è passato a miglior vita il proprietario. Oh mamma, quante ragnate! Che disastro! Eccola qua, distribuzione è stata smontata. Mamma mia, che lavoro che c'è! Guarda, la muffa sui fari! Questa è la seconda versione, la 2000 IE 16 valvole, 147 cavalli, con uno 0-100 9,5, un fucile a quei tempi. Una macchina pazzesca, però bando le ciance, c'è da tirarla dentro e incominciare. Oh, questa però la devo spingere perché non posso mica metterla in moto. Chi è che mi dà una mano? Oh! No, qui mi serve un muletto. Ce l'ho fatta! Oh, mi sembra Arnold Schwarzenegger quando spingeva la macchina di comando. Oh. Dentro e dentro. Adesso la devo tirare su. Il cofano devo aprire. Ok. Cominciamo i lavori, va. Uno spettacolo. Questo era praticamente il debimetro di oggi, perché misurava il flusso d'aria. Il sistema d'ABS, i primi sistemi d'ABS. Che bella che è questa macchina! Questa qui è la pompa dell'idroguida, quella lì in fondo, e qui vediamo il filtro benzina ancora in metallo con le viti, l'acceleratore a filo, e qui dietro questo qua è il sensore che misura quanto apriva la farfalla. Perché? Perché ovviamente erano le prime centraline Digiplex 2, mamma, cioè qui roba da altro che EDC16, EDC17, che spettacolo! Dai, alziamola su, vediamo com'è fatta sotto. Mamma, io ho cominciato praticamente con queste macchine a lavorare. Oh, che disastro! Mamma, quanta ruggine e ossido che c'è qua sotto! Mamma mia! Qui sotto ho preso una bella legnata, olio come se non ci fosse un domani, un disastro. Freni completamente marci, dischi, pastiglie. Guarda qua dietro anche le cuffie. Qui ci sarà da impazzire a lavorare su questa macchina, ma che roba! Ma anche le tubazioni dei freni, ammortizzatori, i bracci, la linea di scarico, lo snodo. Oh, però la marmitta questa qua sembra nuova, ma che bomba che è! Guarda cosa c'è qua in alto! Un bel nido d'api! Le sospensioni posteriori, la linea di scarico, che spettacolo! La marmitta è nuova, ripartitore di frenata, qui c'è il nostro serbatoio, qualche grattata l'ha data a girare in campagna probabilmente. Allora, cosa facciamo adesso? Beh, ovviamente siccome ferma, come avete visto, da 6 anni, la prima cosa che dobbiamo fare è far girare il motore, nella speranza che non sia bloccato. Quindi mezza altezza e chiave. Oh, che distribuzione! Qui c'è anche la cinghia dei contralberi! Che spettacolo! Mettiamo un bel chiavona qua da 20, 22, non mi ricordo che misura è, 19, 18, 15, non mi ricordo, qualche piccola tassazione, e cominciamo a far girare il motore. Cavoli! È bloccata, cazzo. Wow, è andato! Si sta muovendo. Ah. Si sta muovendo. Ah, qui mi sa che c'è qualcosa che non va. Toccano le valvole, ho paura, eh. Porco cane, senti? Ah, toccano le valvole. Cavoli. Speriamo che non sia saltata di fase. Ecco qua, qua si punta. Vedi? Arrivo qua. Tac. Cacchio. Allora facciamo una cosa. La mettiamo in fase e capiamo di quanto è fuori. Perché se questa macchina hanno incominciato a fargli il lavoro, hanno tirato giù la distribuzione, o meglio, hanno tirato giù la distribuzione perché era saltata fuori fase, ci sarà tirata giù la testa. Ok, facciamo girare e i dentini devono arrivare nel puntino là. Ok. Ok, allora le due albera cam scarico aspirazione sono giuste, bisognerebbe capire l'albero motore. Allora facciamo una cosa, tiriamo giù il coperchio e tiriamo via le candele. Staccate le candele, mettiamo dentro il comparatore
per vedere come si è messi con la fasatura, perché se gli alberi a CAM sono a posto, vuol dire che è uscito l'albero motore e la cosa incomincia a preoccuparmi un pochino di più. I topi hanno fatto festa, guarda che mangiatura che c'è qua. Uno, madonna quanto osso, due. Ok, adesso al posto della candela ci avvitiamo. Ma no, eppure sembra che il pistone sia giusto, eh. Allora è giusta. Allora probabilmente c'è qualcos'altro. Allora, la fase è giusta, meno male. Mi ero già venuto la pelle d'oca. Devo però capire perché si blocca in quel modo. Quindi, prima di fare l'avviamento, dobbiamo capire bene, perché se c'è qualcosa che tocca dentro, è un bel pasticcio. Intanto questo me lo riporto nel mio carrello. C'è dentro qualcosa? Questi sono i pistoni del nostro tema. Queste qua sono le sedi delle valvole. E come potete vedere non c'è niente, non stanno toccando, le valvole non hanno toccato. Ok, vediamo se dentro il cilindro 1. Ah, cazzo! Porca puttana! La valvola è lucida. Porca zozza! Sta toccando una valvola. O è rimasta aperta, è rimasta puntata una valvola perché si è indurita. Perché è una, vedi che è una sola, guarda. Abbiamo solo una valvola che si è indurita, che probabilmente non funziona bene. E quindi cosa sta succedendo? Una valvola non sta toccando e l'altra sta toccando. Quindi probabilmente abbiamo una valvola dentro la guida che è messa indurita. Probabilmente è dato dall'olio vecchio o qualcosa del genere. Le due valvole di aspirazione esterne del primo e del quarto cilindro stanno toccando. Perché? Perché? Forse è il caso di andare a smontare il coperchio delle valvole. Ok. Ok, allora la cosa che dobbiamo vedere adesso, eccoci qua. Wow, quanti ricordi! Tra l'altro è bellissimo. Sto motore qua è pulitissimo. Guardate la parte delle cam dove ci va l'olio, secco, perché è tanto tempo che non gira olio, ma è davvero pulito. Facciamo girare l'albero motore, che succede? Ok. Eccolo qua. Allora, ho capito. Praticamente, rimanendo così tanto tempo ferme, si sono seccate e si sono indurite. Ora, siccome dobbiamo sistemare bene e dargli una pulita e rimetterlo a funzionare, cosa facciamo? Beh, il coperchio delle valvole sicuro in vasca e lo riverniciamo, perché così sembra che abbia la lebbra. Ma l'altra cosa, siccome lì in fondo si vedono le molle delle valvole, le guide valvole, gli spruzziamo un additivo che facilita la lubrificazione. Ok, con questo qua andiamo a lubrificare subito la parte iniziale qua, in questo modo. Questo è un lubrificante, tanto poi comunque dopo sicuro che l'olio e il filtro vanno cambiati. Vedrai che adesso non farà più neanche nessun rumore, non si punterà più. Mamma mia, meno male che non l'abbiamo messa in moto subito per vedere se girava, abbiamo controllato a mano, altrimenti avremmo piegato subito le valvole. Facciamo girare adesso, vediamo come fa. Direi perfetto. Direi perfetto. Ok, la cosa che dobbiamo fare adesso. Che spettacolo! Bene, tiriamo giù tutta la parte di distribuzione e prepariamo per rimontare il tutto. Dobbiamo smontare questo carter di protezione dove dietro c'è la pompa dell'acqua, andare in questa cinghia doppia dentatura, che è la cinghia dei contralberi. Una volta tirata giù questa, possiamo e abbiamo la possibilità di andare a staccare la cinghia di distribuzione. Ci sono alcune accortezze. La prima, bisogna stare attenti al sensore di giri, che questo sensore di giri è attaccato alla ruota fonica della puleggia del bromotore. Prima di andare a staccare le cinghie, dobbiamo smollare assolutamente il dadone da 22. Quindi la prima cosa che facciamo, mettiamolo in fase. Eccoci qua, facciamo girare, tanto adesso non abbiamo più il problema che si inchioda. Ok, la fase è questa qua. Vediamo la parte sopra. Perfetti. Allora,
anche i contralberi hanno la fasatura. Se ci fate caso, qua in questo caso sono già stati segnati, c'è il dentino giallo col dentino giallo. Qui sotto c'è un altro di contralbero, perché ce ne sono due. Andiamo a smontare, ti faccio vedere. Oh, mamma mia, qua ci sarà da piangere. Questo carter è attaccato con un dadino da 13 che tiene il tubo collegato alla pompa dell'acqua. Siccome la pompa dell'acqua è praticamente inchiodata, è completamente inchiodata, questo qua, quando si stacca, ecco appunto, fa venire giù il liquido del radiatore. E quindi adesso dobbiamo prendere anche una bacinellina, perché scenderà un po' di acqua. Tiriamo via. Questo qua è l'ammierino che tiene il cavo, bisogna stare attenti del sensore di fase. Ah, mi ricordo che era sempre incastrate. Ok, e questo è via anche lui. Facciamo, smolliamo il 22. Ok, smolliamo la puleggia, puleggino, tenditore. La facciamo saltare giù. Ok, praticamente è una cinghia a doppia dentatura interna e esterna. Tiriamo via la puleggia dei contralberi. Eccola qua. E sotto abbiamo la nostra distribuzione. Ora cosa facciamo? Chiave da 17, se non mi ricordo male, e smolliamo il tenditore. Anche lui con l'eccentrico in basso e quindi il giro di tensione verso l'alto. Ok, e anche la distribuzione è giù. Che figata, eccola qua. Questa è la nostra cinghia di distribuzione. Questo contralbero fa sia da contralbero, dove c'è collegato il contralbero interno, ma anche da cuscinetto. Quindi anche questo adesso lo stacchiamo e lo cambiamo. Poi cambieremo il tenditore del contralbero. Cambieremo anche il tenditore della cinghia di distribuzione e, a vedere per come è messa, io tirerei giù anche la pompa dell'acqua. Questi poi per andarla a cambiare. Tanto questo manicotto di alluminio lo tireremo giù tutto, perché il tubo uguale a questo, ma che c'è dietro, è completamente marcio. Quindi lo tiriamo giù e cambiamo anche le tubazioni. Eccoci qua. Adesso tiriamo via con la 13 la pompa dell'acqua, calcolando che questi qua sono passanti, quindi quando tiri via uno incomincerà sicuramente a pisciare acqua. Se io gli do un colpetto col martello, lei si dovrebbe staccare. Eccola qua. Cazzo, ma era ancora buona. No, non è vero, da buttare via. È marcissima. Basta. Qua va pulito tutto, questi qua li cambiamo, i due cuscinetti, tiriamo giù anche i cuscinettoni. Ok, e anche l'altro tenditore l'abbiamo tirato via. Adesso per sicurezza tiriamo giù anche questo qua, che fa da doppio cuscinetto. Oh! Adesso, mentre aspettiamo che il coperchio delle valvole si asciughi, cominciamo a lavorare sulla distribuzione. Ma prima bisogna tirare giù quel raccordo in alluminio a T, perché, a parte che è completamente ossidato, ma guarda come sono conciate le tubazioni in gomma che portano acqua. Caspita, è tutto giù. Secondo me conviene assolutamente andare a cambiare anche il tubo. Fortunatamente però l'ossido è solo fuori, e all'interno, come puoi vedere, è ancora buono, quindi questo va pulito. Adesso dobbiamo andare a staccare quella tubazione tutta marcia che corre fin sotto il collettore d'aspirazione. Madonna, incastratissima. E dobbiamo andare a cambiare, perché questa roba qua, come puoi vedere, si sta spaccando. Che posizione assurda, di qua non ci si passa. Il problema è che non riesco a né vederlo, non so quanto sia indurito e non capisco se viene o se non viene. Ah, si muove! Aspetta, si sta muovendo. Madonna, cos'è duro! Allora prendiamo un cutter, gli facciamo un taglio per il lungo. Mi sto facendo dei tagli lungo il manicotto, dove praticamente si attacca la fascetta.
Ok, aperto si è aperto. Oh, sta uscendo. Eccolo qua. Vedi? Facendogli dei tagli lungo la fascetta, sono riuscito a sfilarlo perché la fascetta teneva sul tubo. Il tubo si è... non si vuole neanche più, che dava! È rigido, non flette neanche più e quindi non riusciva a sfilarsi. Facendogli dei tagli, con un cutter l'ho ammorbidito e l'ho sfilato. Ok, questo è tornato praticamente nuovo. Il problema che ha questo qua, quando si fa l'ossidazione sull'alluminio, ci sono tutti i fori perché la corrosione sta andando a mangiare le parti d'alluminio, ma non è passante, quindi non ha fatto il buco, vedi? È tutto butterato, quindi quando lo monteremo gli andremo a mettere del silicone. Prima di procedere a montare la distribuzione, sto schifo va tirato via. Pennellino, additivo, preparo una bacinella nera e puliamo tutto. E poi gli passiamo un'altra volta un altro additivo che ha proprio lo scopo di tirare via il più grosso. Adesso si tratta solo di lasciarlo agire quelle 7-8 ore, mezz'oretta, un quarto d'ora, poi vengo qua, gli spruzzo un prodotto che serve per tirare via il definitivo e sgrassarlo. Dall'alto, così sgrassa tutto e tira giù le schifezze. Guarda come viene giù tutto. No, la maglietta gialla, che disastro! Ok, adesso facciamo un controllo per vedere che la cinghia sia corretta. Siccome non si leggono più le sigle e i numeri sopra la cinghia originale, gli facciamo un segnetino col bianco e facciamo questo test qua. Perfetto, eccolo qua il puntino. Siamo arrivati nella stessa lunghezza della cinghia, quindi siamo sicuri che la cinghia nuova è perfetta. Questa è la cinghia vecchia, guarda com'era ossidata, tutta la muffa che aveva dentro, perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Questo è il cuscinetto tenditore eccentrico, lo danno già così. Invece questo che comanda il nostro contralbero di bilanciamento ha anche la cinghia per fare il galoppino. Ma siccome è andato, dobbiamo cambiarlo. Questo è questo qua. Dobbiamo andare sulla morsa e tirar fuori questo cuscinetto. Perfetto. Gli mettiamo un pochino di lubrificante qua sopra. Andiamo. Che spettacolo! Buono, andiamo a montarlo. Allora, mettiamo su il galoppino, adesso lo teniamo lì e puntiamo su la 17. Mettiamo su questo qua che ha una sede precisa, perché sennò non va poi in fase. I due dentini di qua, questo così. Direi perfetto. E adesso lo blocchiamo. Montiamo il nostro coperchio, così abbiamo i segni di fase per montare la nostra distribuzione. Ok, mettiamo bene in fase questi. Allora, facciamo passare la cinghia qua sotto. Si mette bene qua e si fa aggrappare bene. Poi cosa facciamo? Andiamo su questo qua, facciamo girare, la teniamo tesa, la facciamo girare sulla puleggia. Ok, teniamo sempre teso, tenendo schiacciato qua, ben tirato. Ok, giriamo qua sopra, la facciamo calzare bene con la dentatura qua, che è proprio tiratissima. Ok. E poi la facciamo salire sul galoppino tenditore. Lasciamo la parte molle dove c'è il nostro tenditore. La parte invece che prende la puleggia dello scarico, della cam dello scarico, deve rimanere tesa, perché così adesso io vado a fare la tensione del mio tenditore e la cinghia si tira. Se io tengo tirato questo e molle questo, quando andrò a tirare il cuscinettino, la cam o l'albero motore si sposta fuori fase. Quindi adesso invece posso tranquillamente tirarlo. Infiliamo questa chiavettina qua dentro, tiriamo, diamo un bel tirone, tanto deve fare l'assestamento. Lo tiriamo, vedi che non si è spostata più dai segni di fase, perché abbiamo lasciato la cinghia di distribuzione molla, ovviamente lato del tenditore. Il primo tiraggio va fatto forte, cioè nel senso la tensionamento della cinghia, proprio perché nuova, va tirata veramente tanto. Gli facciamo fare 3-4 giri di assestamento e poi facciamo la regolazione. Bloccato. Adesso è dura come il muro, che così si spaccherebbe. Puntiamo la nostra puleggia lì sotto e procediamo a fargli fare qualche giro. Ok. Intanto non toccano più le valvole perché gli abbiamo messo il prodottino. Se sta bene tutto, e siamo tranquilli che le valvole non toccano più.
Ok, vediamo in alto come siamo messi. Ci siamo. Bisogna stare attenti, è una cosa molto importante. Quando decidiamo di fare la tensione della cinghia, siccome il motore girando è questa che trascina le cam, quindi lo scarico del recupero della tensione lo fa questa di qua. Se io torno indietro, tiro la cam da questa parte e questo diventa più duro, questo si smolla. Per fare la tensione corretta è tengo tirato, mi fermo rimanendo tirato e tiro via la chiave. Così la tensione qui c'è ed è corretta perché è in tensione come se stesse funzionando. E di qua c'è lo scarico. Andiamo a fare la regolazione. Teniamo dentro la nostra bella chiavettina. La tensione l'abbiamo fatta. Deve dare un senso di elasticità. Quando sono troppo tese rischiamo di fottere ovviamente i cuscinetti. La smolliamo. Ok, e la assaggiamo con... deve avere un pochino di gioco. Ok, la blocco così. Uno. Oh, davvero, ricordatevi di bloccarle bene queste. Ok. lo so, non ho ancora finito di montare tutto, ma voglio sentirla in moto. Quindi monto un secondo la pulegia esterna, perché sulla pulegia esterna ci sono i sensori di giri. Ti ricordi questo qua? E voglio vedere se parte sta macchina. Ok, manca ancora la guarnizione del coperchio delle valvole, ma io non resisto. Facciamogli fare un giro, vediamo se parte. Uno. Ah, le candele. Prima di montare le candele controlliamo la distanza degli elettrodi. È bassina questa qua, va regolata. Uno, perfetto. E anche la quarta regolata. Montiamole al volo. Negativo, vediamo se parte la batteria con la batteria. Che sfiga, non ha compressione, porca puttana. Frizione a terra. Non vale più un cazzo sta macchina. Ha le valvole piegate. Non ha praticamente compressione. Ero convintissimo che le valvole non avessero picchiato, ma evidentemente qualcuno prima di me gli ha fatto l'avviamento senza controllare che le valvole non tornassero indietro. Se il cuore mi dice riparala, devo anche pensare economicamente con la testa se realmente ne vale la pena. E quindi facciamo due conti insieme. Diciamo che il valore della macchina va dai 1000 ai 1500 euro. E da qui non si scappa. Di ricambi io a oggi ho speso 500 euro con le cinghie, cuscinetti, distribuzione, pompa acqua, guarnizioni e tubo, candele, cavi candele, paraoli. Quindi io oggi ho già 500 euro di ricambi investiti, senza contare la manodopera, perché se metto MD è un bel punto di domanda, non lo so. Ora cosa dobbiamo fare? Sicuro qui ci sono due strade. Se c'è da tirare giù la testa e rifare la testa, io ho sentito il mio rettificatore, poco poco ci vanno dalle 600 alle 800 euro, come ridere, a seconda di quante valvole sono rovinate. Possiamo arrivare anche a qualcosina di più. Diciamo che tra le 600 e le 800 euro la portiamo a casa, escludendo sempre la manodopera. Ah, ecco, qui mancava anche l'olio e filtri. C'è un altro fattore. Se andiamo a rifare la testa e non controlliamo il basamento sotto, il rischio è che, fatta la testa, albero motore, bronzine, le bronzine di albero motore si fottano. Quindi prima di decidere di fare questo intervento devo tirare giù la coppa e controllare insieme a te bronzine e albero motore. E lì poco poco ci andranno altre 200-300 euro, come ridere, sempre MD esclusa. E questo è il pezzo, diciamo, a livello motoristico. Ma se io poi tiro giù la testa e ho fatto le bronzine, e che cosa? Non sfiliamo i pistoni, non gli cambiamo le fasce? E quindi qui si aggiungono minimo altre 150 euro di fasce, esclusa sempre la manodopera. E serve il detailing, perché la macchina è davvero bella, di carrozzeria, gli interni, è tenuta maniacalmente. E quindi sicuro che se decidiamo di tenerla, devo fargli un bel detailing. A torta finita, se ragiono con la testa, questa macchina è da schiacciare. Ragionando col cuore, io gli do una chance. Tiriamo giù la coppa e vediamo come sono le bronzine. Se le bronzine di biella e l'albero motore sono sani, la ritiro io, me la compro e facciamo questo lavoro, ma facciamo anche le fasce. Quindi adesso cosa facciamo? Tiriamola su e vediamo queste bronzine come sono messe. Ci siamo, dobbiamo staccare la coppa dell'olio. Prima tiriamo giù lo snodo dello scarico, questo pezzettino di collettore.
un po' di lubrificante non guasta, perché qua è tutto completamente arrugginito. Urca! Oh, diciamo che cominciamo bene, eh? Ok, oh, cioè le braccia mi fanno male. I primi bulloncini li abbiamo staccati dalla parte davanti. Adesso bisogna staccare il collare posteriore. Andiamo, va? 13 anche dietro. Ok, staccato anche il collare. Ora mi manca la 13 di sostegno e il nostro collettorino viene via. È tutto ruggine. Madonna! Staccato, va che legnate che ha preso qua sotto. Che botta. Oh, ma che merda. Ha arrugginito tutto dentro. Adesso abbiamo creato lo spazio per andare a svitare tutta la corona di vitine da 10 con la rondellina per staccare la coppa. Però prima devo scaricare l'olio che c'è dentro. Un dado da 30. No, non ci credo. Gli ho messo un dado da 30. Eccolo qua. Tra l'altro l'olio non sembra neanche brutto, almeno quello. Cominciamo mentre scarica a svitare tutte le vitine. Le mettere sul carrello. L'ultima vite. Eccola qua. Facciamo un pochino di leva. Ah, è tutto inchiodato qui sotto. Ah! Mamma mia, quanti anni che non apro sti motori. Allora, la coppa non può uscire comunque perché c'è il pescante che è incastrato dentro la coppa. E ovviamente anche sollevandolo col crick lui non esce. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una bella 10 e andiamo a staccare il pescante a questo punto. Ok, una l'ho presa e questa è quella della staffa della pescante. Adesso tiro via quelle due della pescante vera e propria, che sono sempre da 10. La fortuna è che non sono tirate alla morte e che non sono arrugginite o che sono a bagno d'olio. Eccola qua. Wow! Eccola qua, questa è la coppa dell'olio, vedi? Non poteva uscire perché il nostro pescante, che era incastrato, non faceva scivolare la coppa lateralmente, non la faceva abbassare. Staccandolo, poi sarà un disastro andarlo a rimontare, ci permetterà di scaricare. Ma a vedere sembra anche bello. Vabbè, senti, che figo qua sotto. Biella del primo cilindro, secondo, terzo e quarto. La roba figa che essendo aperto così adesso ci basterà svitare i due cappellotti di biella, trac 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 trac, e vediamo come sono conciate le bronzine. Li smollo tutti e poi li tiriamo via. Vediamo com'è conciata. Allora, qui forse le abbiamo prese in tempo, eh? Questo è quello alto. Si vede anche qua qualcosa, ma eccola qui, guarda. Guarda. Qualche macchiolina. Ok, stacchiamo anche gli altri. Andiamo a fare un'analisi di quelle sotto. Il primo l'abbiamo già visto. Questo è il secondo. E anche qui si vede qualche rigatura, ma diciamo l'abbiamo presa in tempo. Bisogna poi vedere l'albero motore, però sembrerebbe sana. Guardiamo il terzo cilindro, come è messo anche lui. Qua vedo qualche solco un po' più presente. Ma si vede molto bene. Vedete qua come si vede la bronzina sana e la bronzina consumata con le righe. Questa riga qui mi preoccupa. Spero solo che la parte dell'albero motore, del collo dell'albero, non sia rovinata. Vediamo l'ultima bronzina, ma sembrerebbe consumata, ma non rigata. Tiriamo fuori le altre bronzine, vediamo come siamo messi. Ok, mandiamo indietro un pochino i pistoni. Ok. 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 Sono quelle che mi preoccupano un po' di più. Guarda qua come si vede il bronzo che è uscito. La parte sotto, la vedi? Vediamo qua del terzo, quello che c'era la riga. Ho solo paura di questo, che non ci sia l'albero rovinato. Mamma, come sono consumate! E vediamo quella del secondo. Consumatissima anche questa, ma sembrerebbero forse che l'abbiamo presa per tempo. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Bisogna vedere il collo dell'albero motore che non sia rovinato. Le bronzine sono assolutamente da cambiare. Speriamo che l'albero sia sano. Ma già a vedere così, la parte dell'albero, questa qua è quella del terzo, quella che aveva le righe, ti ricordi? A me sembra sano, non ne vedo. Liscissimo. Anche qua il quarto non ha niente. Passo la punta del cacciavite, perché se c'è un micro segno, lo sento subito, sento il dentino. E qua in realtà, anche a occhio nudo, io non ne vedo. E quindi per me
La possiamo salvare! Ah, guarda come si vedono i contralberi, vieni a vedere! Vedi che è un albero tagliato e va a smorzare tutte le vibrazioni, vedi? È collegato ovviamente girando, ce n'è uno di qua, uno davanti e uno dietro. Questo qua è il contralbero di bilanciamento. Allora, tiriamo le conclusioni. Perché è vero sì che mi toccherà cambiare le bronzine, però l'abbiamo salvata! Se avessi cominciato a fare la testa senza controllare le bronzine, queste bronzine le perdavamo subito. Come prestinavamo le compressioni nella parte alta, queste cedevano. Quindi, ok, l'albero è sano, cambiamo le bronzine, a questo punto tiriamo giù la testa e perché no, sfiliamo i pistoni e cambiamo anche le fasce. All'opera, giù e via la testa. Oh, collettore staccato. Stacchiamo gli iniettori e poi in teoria possiamo tirare via la testa. Wow, serve un cacciavitino per andare a svitare e a staccare i fermi. Eccolo qua. Adesso è arrivato il momento che forse la possiamo staccare. Urco cam! Sorpresa! Oh! Ma vieni! Oh, che fatica, mi ha fatto tribolare. Eccole qua, guarda. Qua si vede, vedi dove hanno picchiato? Eccola qua. Questa ha picchiato, questo segno qua ha picchiato e ha picchiato questa qua d'aspirazione, guardale. Difatti, sono aperte. Porco cane, sono aperte, qua sotto sono aperte. Va bene, vediamo i pistoni come sono messi, vieni a vedere. Vedi qui che è lucido? Eccolo qua, guarda. Qui dentro è lucido, aspetta che ti prendo la lucina. E dove ha picchiato la valvola di aspirazione? Esterna del pistone 1 ed esterna del pistone 2, scusate. Pistone 1, pistone 4. Hanno picchiato le due valvole. Però c'è da dire che la testa non era bruciata, eh. Vediamo sotto, guarda che tenuta che aveva, perfetta, nessun trafilaggio d'acqua. Ci tocca portare la testata in rettifica per far sistemare la parte di valvole, diamo una bella pulita, le facciamo ripristinare le guide che le valvole si inchiodavano. Io intanto preparo i piani qua, controlliamo altre robine da sistemare, quello che c'è magari di cablaggi, e poi andiamo avanti a rimontarla.